Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parleremo del pony Shetland, un pony molto robusto che è il più basso dopo il Falabella. Ma a differenza di questi ultimi ovvero i Falabella possono portare soltanto bambini leggeri, cioè possono essere montati soltanto da bambini leggeri, mentre i pony Shetland possono portare anche bambini pesanti, essendo che la loro corporatura è molto robusta. A questi pony vengono insegnati subito dei trucchetti, così anche come il trotto, il galoppo, fin da quando sono piccolini. Sono originari delle isole Shetland, ma si sono diffusi molto in Europa e negli Stati Uniti d'America. E nel mio maneggio ci sono ben 3 pony Shetland. Di questo pony ne ho parlato anche nel video in cui ho parlato di tutti i pony, però non ho approfondito, quindi volevo parlare di questo pony in maniera più approfondita. Purtroppo adesso non lo sono più, però prima erano utilizzati, siccome erano molto piccoli, per andare nelle miniere, attraversare dei cunicoli e prendere possiamo dire, delle gemme, così. E quindi questo fatto qui ne ha ridotto drasticamente la popolazione. Infatti, per quello sono molto robusti, anche perché è una loro costituzione. Nonostante l'apparenza, questi pony possono sembrare docili, cioè sono docili, però sono comunque vivaci e dotati di un forte carattere. Questi cavalli sono stati utilizzati molto dalle popolazioni celtiche, da qui è arrivato appunto, si è diffuso dappertutto. E niente, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ciao, al prossimo video!